un calorosissimo e sincero boia de mano a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buonanotte, insomma, come sempre dico. E siamo qui ad una nuova rubrica oggi al via. La rubrica si chiama Ma che bella scoperta, con gli occhi proprio così. Perché? Perché insomma andiamo a parlare di qualche gioco, qualche nuova release, qualche insomma remake, qualche gioco che è uscito, oppure qualche scoperta di qualche titolo, insomma, che no, di cui ignoravamo o ignoravo l'esistenza. In questo caso invece è un remake, appunto, come vediamo qua, Mr. Kung Fu, un gioco per ZX Spectrum, pensate un po' per lo specci di casa Sinclair, praticamente che è stato sviluppato da Uprising Games nel 2018, pensate un po', quindi è uscito adesso, poi vi metto i link per scaricarlo perché è gratuito e appunto serve un emulatore per ZX Spectrum, oppure ve lo dampate, ve lo mettete su una cassetta, insomma, e ve lo giocate direttamente sullo specci se ce l'avete ancora. Allora, questo che cos'è? È un remake del gioco Kung Fu Master della IREM, sviluppato da IREM nel 1984 per Sala Giochi, e è stato riportato poi nello Spectrum, appunto nel 1985, stavo di nel 2000, con risultati, insomma, andate a vedere il Kung Fu Master originale per Spectrum, è veramente uno proprio, insomma, quasi del tutto ingiocabile. Ma nel 2018 arriva la Uprising Games e sviluppa questo remake, chiamiamolo così, non l'ha chiamato col nome originale, quindi credo per ovvi motivi di copyright, lo chiama Mr. Kung Fu. Vi posso assicurare, ragazzi, che è invece un gioco con tutti i controcoglioni, perché insomma dimostra come un buon utilizzo del programma, del codice, eccetera, eccetera, poteva spingere queste macchine anni 80, insomma, a livelli veramente importanti. Ve lo dico perché vedremo adesso dalle immagini, insomma, di quello che stiamo parlando con il pad ben fisso in mano. Schiacciamo 2 Sinclair. Eccolo qua, passiamo in cuffia e c'è anche la schermata introduttiva. Eccolo qua, Mr. Kung Fu. Ecco io subito. Oh, mi sono fatto subito chiappa. Insomma, non so stavo. Ecco, fammi vedere i comandi. Calcio, eccolo qua. Poi c'è il calcio volante, grande, e il pugno, benissimo. Poi no, quando ti chiappa chi, ragazzi, è molto difficile. Però vi posso assicurare che per il resto, ragazzi, già a partire dalla musica che mancava del tutto nella versione per Spectrum, invece è stata messa e assolutamente bellissima. No, vabbè, vabbè, io i lanciatori di coltelli che gli pigliasse un colpo, eccolo qua, morto subito, immediatamente abbiamo perso già la seconda vita. Si ricomincia. Il problema, l'unico, è che c'è un solo tasto, quindi se lo schiacci da fermo, senza muovere il joystick, dai il pugno; se invece lo schiacci dando la direzione, dai il calcio. Capito? Se t'abbassi, dai il pugno basso. Eccolo qua. E se dai la direzione quando stai basso, praticamente fai il calcio da basso. Questo. Niente, non glielo fa appena ho detto questo, sempre con la direzione del joystick. Questa, ragazzi, è veramente una bella scoperta, perché per gli amanti sicuramente dello ZX Spectrum è un gioco, insomma, che all'epoca, oh, e che cazzo, un po' difficile mi pare, ma io sapete che non sono un campione, sono qua solo a puro scopo dimostrativo per farvi vedere, insomma, sti titoli che sennò magari finirebbero nel dimenticatoio, magari uno non ci aveva nemmeno idea che era uscito un gioco del genere, niente, mi ammazza un'altra volta. Il lanciatore, ecco, il calcio volante si fa schiacciando in alto, tirando in alto e schiacciando. Eccolo qua, il boss! Niente. Il primo boss mi ha ammazzato. No, famo un'altra partita perché lo voglio far vedere. Due Sinclair, riproviamoci. Dai, adesso abbiamo preso confidenza con i comandi, via. La prima partita è stata proprio a scopo illustrativo, però insomma vedete già, ragazzi, che come ho detto prima, sapendo programmare, sapendo come andare a programmarlo, anche lo Spectrum, insomma, poteva regalare dei bei capolavori, anche se ce ne sono, insomma, dei giochi carini usciti per lo Spectrum. Non è che voglio assolutamente denigrare questo home computer inglese, assolutamente, del buon Sinclair, che è stato un visionario, un po', io lo chiamo Sinclair, lo chiamo sempre un po' il... Oh! Buoni! Che no, mi stava per ammazzare. Mi stava per ammazzare. Dicevo che il Sinclair lo chiamo un po' lo Steve Jobs dei, praticamente,
dello Spectrum, perché insomma fu un visionario e è che Rugem e Mazza. Vai, ultima botta, grande, morto, 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 primo livello finito. Andiamo a fare chi cammina, non si sa, un po' nel limbo dove non si vede, insomma, dove cammina. E qua c'è il livello appunto dei vasi, questo è bastardissimo. L'ho già provato io, quindi ve lo posso assicurare, ragazzi, che è una bastardaggia. Un altro macchiappa. Bastardaticini. Noizzicone! No, è che mi pare che mi ha ammazzato. Forse gliela famo? No. Sì. Lì, ragazzi, se non chiappi proprio al millimetro, al pixel proprio, ragazzi, è veramente una carognata è questo livello. Poi, se c'hai la fortuna, perché insomma ci vuole anche fortuna per arrivare al livello quello con le farfalle, è anche peggio, è anche più difficile. E porco due. Niente, ve lo fa vedere un livello in più, ma mi sa che non gliela famo. E no! Gli devo schivare, io pare che invece si fa apposta per pigliarli, invece devo schivare, insomma dovrei saperlo che devo schivarli. Invece fate tutto per chiapparli, niente, papparapappa, porco due, voglio far vedere, gliela farò a far vedere la fine del secondo livello. Qua purtroppo si ricomincia da capo, comunque ragazzi si sta parlando di un vero e proprio capolavoro se pensiamo insomma che la macchina in questione è lo Spectrum. Io lo ridico per l'ennesima volta, però ragazzi non mi potete dire no perché assolutamente è un gioco che va provato, amanti o no della macchina insomma di casa Sinclair, ma è un gioco che va provato assolutamente. Con annessi bestemmie e incazzature varie, perché insomma prendere un attimo confidenza con i comandi non è proprio cosa semplice, cosa buona e giusta, però insomma una volta fatto diventa giocabilissimo. Guarda qui sti che stronzi, dove lo spara? Sapevo, grande, gli ho dato un carcio volante che mi ha fatto male per lui. Chissà se gliela famo arrivare al boss. Boss, come mi tocca, mi massacra, perché ho una lineetta proprio di vita quasi a zero. Andatevi a cercare anche la versione di Elite, ragazzi, quella versione per quella originale del 1985, e andate a fare le varie vostre comparazioni. Insomma, vi accorgerete che questo è un gioco assolutamente da 10 in confronto a quello originale. Vai! Un applausone va alla Pricing Games perché hanno fatto veramente un lavoro bello! Grande, 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 gliela dobbiamo fare, gliela dobbiamo fare, gliela dobbiamo fare. Dobbiamo riuscire a fare questi cazzico di vasi, perché questi mi fa incazzare. Ops! È importante mantenere la calma, eh? Manteniamo. È importante mantenere la calma e subito mi sono fatto chiappa, porco due. Via, 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 scoppia. E che no, non mi ha preso, è andata bene. Quanto cazzico dura sti vasi, infami. Niente. Vai, salta, salta. Salta. No! Ah beh, mi pare che la. No, quelli più bassi, ragazzi, è stato sempre un mio tallone di Achille riuscire a chiapparli, ma non ci sono mai. Anche sulla versione arcade, insomma, mi fa sempre mazzata questi. No, chi comincia a saltare subito, invece su quello originale, se non sbaglio, inizia a saltare dal livello numero 4. Niente, porca Eva, tocca rifarlo un'altra volta, mi sa che la famo, a finirlo. Volevo andare più avanti possibile per far vedere più livelli possibili, ma diciamo che non ci sto riuscendo, porco diavolo, per non dire peggio. Parapara, niente, questo lo chiappa. Ah, oh, non glielo chiappa a destra, con l'emocapia, glielo chiappa con i carci o con i pugni, eh. Però diciamo che non. Eccolo. Vai. Vai, eccolo. Anche insomma l'uso del. Chiaramente i colori sono un po' così, così. Anche. Però gli sprite sono belli, sono ben definiti, nonostante siano in monocromatico, insomma tutti in bianco. E niente, mi ha ammazzato un'altra volta. Game over, ragazzi. Insomma, ho fatto veramente pena. Allora, ragazzi, quest'oggi è partita questa nuova rubrica, appunto, che si chiama. Come si chiama la rubrica? Ma che bella scoperta, perché insomma ci fa vedere questi giochi che
e magari dimenticati che non ne sapevamo l'esistenza o dimenticati perché non l'avevamo mai visti, oppure delle buone, belle scoperte perché sono stati sviluppati dopo dei remake. Adesso ne andremo a fare anche altri. Ditemi se la rubrica vi è piaciuta, insomma, e soprattutto segnalatemi altri giochi, magari dei remake, cose che non si conoscono, che non ne che, di cui non conoscevamo l'esistenza. Questi sono Ma che bella scoperta! Oggi abbiamo parlato di Mr. Kung Fu, gioco sviluppato da Uprising Games nel 2018, quindi l'anno passato, siamo nel 2019, l'anno scorso, diciamo, per ZX Spectrum, che è appunto il rifacimento, il remaster di rifacimento, come cavolo vi pare, di Kung Fu Master, che è uscito in sala giochi nell'84 e è stato riportato nell'85 in diversi home computer, tra cui appunto lo ZX Spectrum, ma è una versione assolutamente più brutta. Questa invece, diciamo, che mostra i denti dello ZX Spectrum di casa Sinclair. Ma che bella scoperta! Oggi era Mr. Kung Fu. Ciao a tutti!